Quest'anno, come dicevo, è quello della rinascita, della ripresa, quindi ovviamente dobbiamo lasciare un pochino, non dico libertà, però cercare di essere meno rigidi possibile, cercare di accettare, ecco, quelli che magari arrivano all'ultimo momento e cercano di organizzare, perché è giusto che si dia modo. Diciamo che questo sarà l'anno anche dell'assestamento, e dove andremo a pensare alle iniziative che possano, diciamo, far tornare la voglia a chi è passata per organizzare le manifestazioni. Sicuramente dovremo rendere un calendario che ancora quest'anno è un po' difficoltoso, perché tutti si ammucchiano. Ho visto a ottobre c'è una valanga di manifestazioni, ecco, dovremmo cercare di diluire un pochino le manifestazioni che sono in giro per il territorio, cercando di rendere di nuovo un certo ordine, e dopodiché io credo che 2023 sarà l'anno, diciamo, della normalizzazione. Quest'anno deve essere la ripartenza, quindi accettiamo ogni situazione, anche quella, diciamo, che crea sicuramente qualche difficoltà organizzativa. C'è in tanti la paura di dover muoversi in un modo piuttosto che un altro, la maschera, la distanza, e ormai questi 2 anni ci hanno sicuramente hanno fatto cambiare le nostre abitudini. Vediamo di tornare alle abitudini sane e vecchie che erano assolutamente positive. Ha parlato poco fa anche, insomma, di grandi campioni azzurri. Ricordiamo una spedizione da record, quella della recente Olimpiade. Siamo già proiettati verso Parigi, chiaramente. Sì. Tanti campioni, il movimento azzurro è ricco, è in salute, può crescere anche ancora, insomma, ci dica qualcosa in questo senso. Ma i 5 ori di Tokyo non devono essere considerati l'unica cosa positiva dell'altro anno, perché l'altro anno sin da marzo hanno cominciato i ragazzi ad andare bene, e voglio ricordare che d'estate alla manifestazione Under 23 degli europei, chiaramente non è un livello dell'Olimpiade, però abbiamo avuto 6 ori, che non era mai capitato. Ci sono giovani come la Battocletti, la Sabattini, Meluzzo, veramente tanti, lo stesso Sibilio. Abbiamo tantissimi campioni che anche a livello giovanile sono usciti. Io credo che questi sono già pronti a subentrare ai campioni che hanno vinto a Tokyo. È chiaro che bisogna avere pazienza, bisogna supportarli, cercare di farli crescere in modo adeguato. Per dirne una, l'AEC, l'Athletic Elite Club, che prima del 2021, nel 2021 contava 37 elementi, quest'anno noi sosteniamo da quest'anno 64 ragazzi, quindi è cambiato anche quello. Chiaro che sono diventate molte di più anche le responsabilità, è vero, però io preferisco tornare a casa con 5 medaglie e poi dover pensare a cosa succederà a Parigi piuttosto che il contrario.